Non avete più il contatto unito. E se non l'avete con vostra moglie, il contatto unito, non lo potete avere con Dio. Se non l'avete tra marito e moglie, l'amicizia, l'amore, come potete desiderare l'amore di Dio? Con quale coraggio cercate l'amore di Dio? Quando Dio nella sua parola dice a me prima e tuo prossimo, come te stesso, e secondo dice più di te stesso. Se vogliamo l'amore di Dio, prima dobbiamo amare i nostri simili. E allora Dio ci amerà. Avete capito come funziona? Questo è la matematica, concetto della realtà. Mamma mia, non mi vedo più in questa live. Tale, guarda un po', non mi riconosco più. Amen. Bene, facciamo la preghiera adesso, così chiudiamo. Preparati, fratello, che poi fai la preghiera tu se ti senti, va bene? Allora, Padre Santo, Dio d'amore, nell'amore santo del tuo figliolo vogliamo pregare soprattutto per tutta la life, Padre. E ancora per il fratello Ciotola, Salvatore, ti prego di benedirlo, Signore, più di ogni altra cosa. Benedici ancora Margherita Carducci, Signore, suo marito, i suoi figli, ancora anche l'altra Margherita, segni bene, sia lei che suo amico e tutti i suoi figli. E ancora benedici Barbara Signorelli, suo marito Alfio, i suoi figli, suoi nipoti. Tutti quanti, Signore benedice Checca Pocchia e tutta la sua casa, Signore benedice Mario nella sua vita, nella sua casa e ogni cosa, Signore benedice Samantha Rossi, che possa diventare la donna più ricca del mondo, che possa gestire la sua vita con santità, con pace, con amore. Benedice Roberto, Signore, sta affrontando un momento critico. Aiutalo, sistemalo, dagli forza e potenza, Signore. Ancora benedici Anna Pilo, Signore, che possa rigenerarsi in tutto e per tutto, Signore. Ancora benedici Carlitos, Signore, benedicelo, aiutalo, sostienilo, Signore. Ancora benedici fratello Frank e ancora sua moglie Valentina, Signore, e anche sua suocera, Signore. Benedici Checca Catone, Signore, aiutala, sostienila, Signore. E ancora benedici Giuseppe Campolo nella sua personalità, Signore. Tu sai ciò che ha bisogno, Signore. Benedici ancora Luigi Teresa in ogni senso, Signore. Benedici Graziella Cassola, Signore. Fai tante coccole a lei, Signore, che ne ha bisogno. Preghiamo ancora per Gerusalemme, Signore, che tutti possano trovare questa grande nazione, il germe della vita, l'amore in te, Padre. E ancora preghiamo per tutti quelli che sono in coma. Signore, fai che possano svegliarsi dal coma. Signore, ancora ti preghiamo per tutti i malati in tutto il mondo, Signore. E ancora ti preghiamo per tutti i divorziati. E per tutti quelli che sono accoppiati, Signore, che si sono divisi, che possono ritornare insieme, Signore. Preghiamo per gli orfani, Signore, e ancora preghiamo per i carcerati, Signore. Liberala tutti, Signore. Sono
da tutte le catene che il nemico ha messo, Signore. Preghiamo ancora per l'opera del Signore, che si possa ristabilire, Signore. Ancora preghiamo per Laura Ottanda, Signore, che possa essere benedetta lei e anche sua figlia. Signore, preghiamo ancora per Fabio, sì, Signore, che possa ristabilirsi in ogni cosa, Signore. Ti preghiamo anche per Davide piccolo e Davide grande. Benedici ancora Roberto e Pietro Rosaraia. Signore, benedici ancora Valerio, Albanese 2 e ancora Luanda 659 Escatonne. Aiutale, sostienili in ogni cosa. Signore, ancora benedici di Mico Immacolata. Signore, che possa trovare pace nella sua vita, in suo marito, in sua figlia e in tutti i suoi parenti, suo cognato e anche sua suocera e suo suocero, Signore, aiutala, Signore. Ancora benedice Checca Pocchia, Signore, che possa trovare la pace e la gioia nel cuore. Benedice ancora Claudio Basso, Signore, in ogni cosa, Signore. Grazie, Padre, nell'amore santo del tuo figliolo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Prego, fratello Salvatore, se ti senti, quattro parole. Amen. Una santa benedizione, Signore, Amen. sacrifica, Signore, che accoglieremo per la tua gloria tutti i malati che hanno bisogno di Gesù. Bene, saranno guariti Amen. nel nome di Gesù. Ti benedico per tanti che stanno chiedendo preghiere, Signore, ti benedico per i carcerati, Signore, per le prostitute, per i barboni per le strade, Signore, Amen. cura alla loro coperta. Signore, ti prego per gli ammalati che sono nelle case, sulle sedie a rotelle, Signore, fai una santa Amen. guarigione, falli passare dalle sedie a rotelle, Amen. Signore, ti benedico grandemente per tutti gli esuli del tuo popolo, porta la Chiesa, in nome di Gesù Santo benedetti. Amen. Amen. Gloria a Dio. Bene, cari nella grazia, allora vi giro nel computer, appena vado a letto io spegno, va bene? Una buonanotte, buonanotte Salvatore, buonanotte a tutti. Sappiate che nel mio computer è notte e giorno acceso. Angelo Picone, fratello del Salvatore. Andate lì, se poi in caso che, per puro caso, può capitare che c'è qualche errore nel computer e si chiude, non vi preoccupate. Andate in YouTube, scrivete Angelo Picone. Nella foto che sono con mia moglie, entrate là e ci sono tutti i video che vedete nel computer, in originale, che non vedete rumori, non vedete niente. Quando lo volete spegnere, lo spegnete, quando lo volete aprire, lo Da aprite. quanto tempo che non lo vedi la sorella che è caduta? Da quanto tempo? Bella foto, ciao. Mia Ma di moglie. questa sorella Bacca Carla, è una sua amica, gloria a Dio, mi fa piacere. Allora, Vacca Carla è la sorella di Pocca, la sorella Pocca. È i primi giorni che viene qua. Però è stata già aiutata. Ho pregato Infatti per non lei. faccio più schianti problemi, ho pregato, Sì, adesso ho pregato non ho per più lei. questi problemi. Non importa, il Signore guarisce. Sì. Bene. Non importa, il Signore fa un'opera e guarisce. Allora, buonanotte Luigi, buonanotte a Vera Messina 703 e buonanotte anche a Daniele
4658 che ci sta seguendo, spero che possa la mano del Signore aiutarti e concepire qualcosa di bello insieme a noi. Sappiate che in queste live il Signore cura anche il tumore, i fibroni e qualsiasi malattia, cervello e corpo, anche cura ictus cerebrale. Metà di corpo che non funziona più, lo cura pure. Circa Diffondi. 14 peccati da 20 anni, Sì, erano peccati nascosti, sì, repressi sì. praticamente In sostanza, anche. Era perché lei non riusciva mai a fare il passo di confessare con la propria bocca. per curare l'ictus bisogna scaricare tutti i peccati, tutti ai piedi di Gesù. Bisogna confessargli tutti i peccati, anche quelli nascosti. Non è necessario gridare. Si possono anche scaricare con la mente. Mentre gli dite i vostri peccati con la mente a Gesù, voi siete guariti. Avete capito? Gloria a Dio. Bene, allora buonanotte. Chiudo, fratello, buonanotte. Angelo, tanta notte, un Sì, abbraccio da Signore. a domani amore, un bacio. Domani, Un grazie, bacio a tutti, eh? Buonanotte, buonanotte.